Video, buongiorno ragazzi, brevissimo video sulla banalità del male, anzi non banalità del male come diceva Hannah Arendt, ma sullo squallore del male, sullo squallore della maldicenza. Alligna la voce, pare che sia ricicciata la voce dopo tanto tempo, dopo oltre 10 anni, la voce secondo cui io mi firmi Zeus. Ovviamente non è vero. E perché dedico a tanto squallore, a tanta banalità, un pur breve video? Perché queste voci purtroppo arrivano anche ai miei alunni e ai ragazzi e ai giovani che seguono le mie video lezioni. E questo mi dispiace. Io vorrei che i miei studenti conoscessero la verità. Io non mi firmo affatto Zeus e non credo di essere, perché la motivazione poi sarebbe questa, perché credo di essere il padre eterno della fisica, il dio della fisica. Assolutamente io non credo di essere il dio della fisica, io non credo di essere il migliore professore del mondo e neanche fra i migliori, semplicemente mi firmo col mio nome e cognome. Anzi, la prima lettera del nome, T, perché si tratta di una sigla, in effetti, quella sigla che noi professori mettiamo nei compiti dopo aver messo il voto, T. E poi Filardi. Semplicemente chi è il poverino o la poverina che diffonde queste vocine, semplicemente non sa scrivere. Oltre ad aver perso un'ottima occasione per star zitto, semplicemente non sa scrivere. Non sa che la T maiuscola corsiva si fa che sembra una Z, in modo che sembri una Z, ma è la T maiuscola corsiva che si fa così, come una grande R. La T maiuscola stampata si fa come una croce, la T maiuscola corsiva invece si fa come la faccio io nella mia firma, perché l'iniziale del mio nome è Tonino e quindi firmo Tonino Filardi. Posso capire che siccome la I sia sottolineata, allora può sembrare la I finale del cognome, può sembrare una S e quindi è venuto fuori Zeus. Non è vero? Assolutamente niente. Allora, perché mi abbasso e dedico il mio preziosissimo tempo, qualche minuto del mio preziosissimo tempo per confutare una sciocchezza, un'imbecillità così grande? Per quale motivo? Ma perché queste voci arrivano anche ai miei studenti e perché voglio che i ragazzi, i miei alunni, i miei studenti conoscano la verità. Assolutamente io non mi firmo Zeus né ho mai pensato di farlo. Chi diffonde queste sciocchezze evidentemente non ha altro da fare, semplicemente vuole vomitare fango nei miei confronti per dei motivi che mi sfuggono. Credetemi, ragazzi, io mi firmo col mio nome e cognome, Tonino Filardi. Mai pensato, neanche mi è passato per l'anticamera del cervello, di firmarmi Zeus. Grazie dell'attenzione.